Bene, ora darei la parola per l'ultimo intervento sempre a un altro coautore del libro, che è Andres Wijkman, che ho avuto il piacere di conoscere, ha un imprinting anche lui fortemente politico, membro della Royal Swedish Academy of Sciences, quindi credo che il suo contributo sarà sicuramente per noi un contributo importante. Prego, please. Thank you very much. Grazie, siete stati veramente molto pazienti ad ascoltare tutti questi interventi, quindi cercherò di essere molto breve. Però vorrei aggiungere qualche commento in modo più specifico in merito a alcuni punti specifici che sono parte della necessaria trasformazione che Ernst e l'operatore hanno menzionato. E effettivamente questa è la verità, abbiamo veramente bisogno della trasformazione e questo si vede molto chiaramente quando si parla di mitigazione del cambiamento climatico. Noi siamo stati abbastanza fieri in Europa, abbiamo avuto una climate policy negli ultimi 15-20 anni, ero membro del Parlamento europeo, sono stato per qualche anno, quindi ci ho lavorato sopra e eravamo veramente fieri quando abbiamo adottato nel 2008 il pacchetto 2020, l'anno prima della conferenza di Copenaghen. E questo 20% verrà raggiunto, ovvero la riduzione delle nostre emissioni territoriali in Europa in questo arco di tempo entro il 2020. Ma è avvenuto con degli step incrementali e l'unico settore in cui si può dire realisticamente che abbiamo avviato la trasformazione è nella produzione di elettricità, in cui abbiamo un aumento delle energie rinnovabili e insieme all'efficienza questo ha portato a un progressivo abbassamento dei combustibili fossili, ancora sempre consistenti ma insomma un po' meno. Ma in tutti gli altri settori è successo poco e niente. Adesso l'obiettivo è zero nel 2050. Se leggi l'ultimo rapporto dell'IPCC, il messaggio è molto diretto. Il mondo deve ridurre del 50% le emissioni da oggi entro il 2030. E se noi facciamo un raffronto di queste ambizioni con la cosiddetta INDC, ossia gli impegni che i membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto a Parigi, alcuni l'hanno anche aggiornata, è veramente ben lontano da questa riduzione del 50%, anzi non ce n'è nessuna di riduzione entro il 20, entro gli obiettivi che ci siamo predisposti. E quindi abbiamo veramente bisogno di una trasformazione. Alla conferenza del Club di Roma, 50° anniversario, una delle decisioni è stata di adottare così detto il piano di azione di emergenza clima. E perché azione emergenza? Beh, se voi leggete il rapporto IPCC dice molto chiaramente che noi troviamo dinanzi a una minaccia esistenziale. Se noi non riduciamo le emissioni e vediamo quindi di superare il 2%, il 2 gradi e non andiamo oltre il 2.5, ci potrebbe essere un punto di non ritorno a quel punto. E questo significa quindi una situazione molto difficile, se non drammatica, perché alcuni di questi punti di rottura, diciamo, a livello planetario comincerebbero ad avere un loro percorso, per cui anche se fai una riduzione delle emissioni diventerà molto difficile rientrare nella norma, nella normalità. Allora, abbiamo bisogno di un piano di emergenza. Abbiamo identificato 10 azioni specifiche che dovrebbero farne parte, e questo a livello globale.
Jorgen e Ernst ne sono consapevoli. Uno, mettere al bando qualsiasi nuova aspirazione dei combustibili fossili. 2020, mia moglie è norvegese, Jorgen è norvegese, non è un messaggio che il governo norvegese vuole ascoltare. Poi, punto due, come ha detto Jorgen, dobbiamo gradualmente entro il 2050 far scomparire l'uso dei combustibili fossili, e lo stesso dicasi per le sovvenzioni ai combustibili fossili. Queste sovvenzioni devono invece andare verso le tecnologie a bassa emissione di carbonio. E poi un altro punto molto importante è quello che diceva poc'anzi il Ministro, sia buona parte del futuro si deciderà nei paesi in via di sviluppo, e se noi vogliamo lo sviluppo le persone devono avere accesso a dei carriers moderni, e oggi questi moderni nella maggior parte dei paesi a basso reddito quali sono? Sono il carbone, il petrolio, il gas. Ma se noi non sviluppiamo delle energie rinnovabili a breve verranno alla fine incastrate in questa tipo di energia, quindi noi diciamo cercare di aumentare le rinnovabili a più presto. No, stiamo parlando di 300 miliardi di dollari, noi abbiamo bisogno di un triliardo di dollari non oltre il 2025, e dobbiamo assegnare buona parte di tutto questo appunto soprattutto per quanto riguarda i paesi a basso reddito. E questa è un'enorme sfida, perché gli investitori guardano questi paesi come paesi ad altissimo rischio. Allora cosa possiamo fare noi come Unione Europea, come Svezia, Norvegia, Italia, per cercare di far sì che questo accada? Le tecnologie ci sono, si stanno sviluppando, i costi stanno riducendo, lo storage sta migliorando, però comunque gli investimenti non avvengono. Se noi andiamo a vedere i dati statistici, voi siete esperti in questo settore, la maggior parte degli investimenti nelle rinnovabili nel paese via di sviluppo hanno luogo in Cina, più del 2/3, e poi subito dopo seguire Brasile e poi l'India. Però se noi vediamo nella maggior parte dei paesi africani investimenti veramente limitati, e quindi questo è veramente un grosso punto che, ecco, l'Italia ci si deve concentrare sopra, appunto su alcuni paesi africani. Però signore e signori, la sfida non è soltanto l'energia, i materiali, il cemento, la plastica, l'alluminio, l'acciaio, il settore tessile sono circa il 25% delle emissioni di carbonio, e la domanda di infrastruttura sta aumentando mano a mano che ne parliamo. E quel panel che Hans, di cui era presidente, abbiamo avuto, avremo un incontro a Yokohama la settimana prossima, abbiamo calcolato che l'esigenza di infrastruttura urbana è così ingente che raddoppierà nei prossimi 25 anni a livello globale, quindi ripeto, il doppio. Allora, la Cina usa tanto cemento tra 2010 e 2030 quanto gli USA ne hanno utilizzato nel XX secolo, quindi diciamo che le economie emergenti hanno bisogno di moltissimo di questo tipo di materiale. Però se questo avviene oggi con le tecnologie materiali oggi, soltanto quelle emissioni sono quelle che fanno la differenza, quindi qui molte cose devono essere fatte, e qui noi dobbiamo veramente svolgere un ruolo da leadership a livello dell'Unione Europea. Noi parliamo molto dell'economia circolare e questo è parte della risposta. Abbiamo bisogno di innovazione per cercare di fare il materiale in modo diverso. Per esempio in Svezia abbiamo messo a punto un progetto. L'idea è quello di abbandonare i vecchi sistemi di produzione dell'energia per cercare invece di andare verso l'idrogeno. Naturalmente ci vorrà tempo, però questo è il giusto andamento. Lo stesso dicasi con il cemento, con l'alluminio, con la plastica e nel settore tessile. Ecco, qui l'innovazione è necessaria, però l'economia circolare darà luogo sicuramente a un sacco di vantaggi. Noi stiamo letteralmente buttando via tanti soldi anno in anno perché una percentuale esigua dei materiali che vengono messi nel mercato in diversi prodotti hanno una vita dopo il loro primo ciclo. Abbiamo fatto uno studio in Svezia e abbiamo visto appunto alluminio, acciaio, plastica e carta, e anche per l'alluminio
dell'alluminio, in cui appunto l'industria dell'alluminio dice noi abbiamo appunto questi sistemi, due terzi di questo alluminio non sono a questo sistema circolare, anche per esempio anche le lattine di Coca-Cola lo fanno, però la maggior parte dei casi l'alluminio è utilizzato in materiali compositi e è molto difficile fare riciclare e utilizzarli, quindi abbiamo bisogno di un'evoluzione, abbiamo prodotti che vengono messi sul mercato che vengono utilizzati, devono essere facili da essere riciclati, riutilizzati, e questo non sta avvenendo. Adesso non so quante conferenze ho partecipato a Bruxelles per parlare di questo, però non stiamo facendo niente perché abbiamo bisogno di questi contesti politici, e io ho presieduto l'associazione del recycling per anni e io posso dire che il mercato a tale riguardo non funziona, perché comunque è un dato di fatto, e quindi poi ci sono anche degli aspetti qualitativi da considerare, quindi deve esserci un'evoluzione e l'Unione Europea deve svolgere un ruolo leader, e se questo non avverrà, se non avverrà con la Commissione Juncker, noi Stati membri dobbiamo agire, Finlandia, Svezia, Italia, Paesi Bassi, questi paesi hanno dimostrato un reale interesse, uniamo le forze e facciamo qualcosa. E io credo che qui noi anche abbiamo bisogno di fare tanta ricerca, i nuovi business models, dobbiamo vedere tutta la filiera, come possiamo includere tutti i diversi attori, perché stiamo parlando di un sistema assai complesso, i materiali vengono da ovunque nel mondo. Abbiamo bisogno di nuove metodologie, abbiamo bisogno di ricerca. Un'altra area, a mio parere, molto importante, Jürgen Enster ne hanno parlato, è l'uso del territorio, agricoltura, foreste e territorio, degrado del territorio, come possiamo bonificarlo. Parliamo del sviluppo rigenerativo. Possiamo fare tantissimo per dare nuova vita al terreno degradato. E Hans Herren, che è presidente e CEO della Millennium Institute, che un esperto agricolo, ieri ha detto che l'invenzione dell'aratro è stata una delle invenzioni più stupide dell'uomo, perché ogni volta che tu usi l'aratro praticamente fai scatenare fuori tutto il carbonio e quindi rendi molto più facile l'erosione. Quindi dobbiamo sviluppare delle nuove metodologie per l'agricoltura, quindi non dobbiamo lavorare la terra in questo modo, fare la rotazione delle colture e quindi cercare di creare dei canali nel territorio, abbiamo bisogno anche dei sistemi di conteggio e valutazione del carbonio, come possiamo garantire la permanenza, e poi le foreste, la bioeconomia. Ecco, anche qui il carbon accounting è una cosa che manca, è difficile dire alle persone qual è l'impatto climatico della sostituzione, utilizzare il biomassa o le piante invece dei combustibili fossili. È abbastanza facile quando lo utilizzi, diciamo, per la costruzione, però quando poi incominci, non lo so, a sostituire tutto questo per col poliestere oppure la chimica verde o i combustibili fossili, non ci sono veramente le metodologie. E il discorso del carbon accounting nell'ecosistema, bisogna lavorarci sopra. Ecco, adesso solo brevemente menzionato alcuni dei settori in cui abbiamo bisogno di migliorare le politiche, ma abbiamo anche bisogno dell'aiuto di dati e da parte del mondo della scienza. Quindi, ecco, signor Presidente, credo che chiuderò qui. Potrei parlare per ore, però ecco, forse un breve commento sulla bioeconomia. Uno dei membri del Club of Rome è Katia Bastioli, che tra le altre stanno inaugurando un nuovo impianto di una raffineria bioeconomica. Io penso che lei ha dei pareri molto interessanti che bisognerebbe ascoltare, e quello che stanno cercando di fare in termini di uso di appunto piante come alimenti per molti prodotti e poi dare nuova linfa vitale alle comunità locali, aggiungere posti di lavoro, occupazione, è molto interessante, però anche qui abbiamo bisogno di sviluppare delle politiche adeguate, delle metodologie, abbiamo bisogno di capire bene che cosa significa poi tutto questo per l'ambiente. Grazie.
mi auguro di avervi dato un po' di spunti di che cosa era chiuso nel nostro libro. Grazie. Bene.